Allora, chi ha fatto i compiti? Assolutamente nessuno. Ci eravamo lasciati ieri con questo problema, diciamo, e cerchiamo di risolverlo insieme o non insieme. Non ci sono più, le ho cambiate ieri sera. E ho messo ieri pomeriggio, ho messo quelle nuove con le piccole aggiunte che ieri avevo saltato, e ho anche messo, perché qualcuno me l'aveva chiesto, una lista di libri divulgativi o no. Forse sono sul, dove c'è il programma. Sì, nell'indico, ecco. Sull'indico. Allora sì, non sul drive. Okay. Allora, ieri ci eravamo lasciati a questo punto dicendo che col diagramma di Feynman, che ha una rappresentazione pittorica, elementare e intuitiva, che non va trascurata, ed è che un elettrone e un positrone si incontrano, si trasformano in uno z e poi lo z decade in più o meno. Oltre a questa rappresentazione intuitiva e appunto da cartoon, da disegno, c'è dietro anche la rappresentazione matematica dei termini della Lagrangiana che abbiamo visto ieri. E questo mi permette di calcolare la probabilità che questo processo avvenga, cioè quanto spesso un elettrone e un positrone con una data energia, incontrandosi, producono, per esempio in questo caso, un mu più o meno. Quindi qua abbiamo fatto i calcoli, che sono la linea continua, le linee continue, e confrontato con i dati per la quantità della sezione d'urto totale, che è sostanzialmente proporzionale alla probabilità del processo, in funzione dell'energia nel centro di massa delle due particelle che si stanno incontrando. Okay? E abbiamo trovato che la forma della sezione d'urto per e più o meno che va in mu più o meno ha questa forma con una risonanza corrispondente, un picco corrispondente alla massa della particella z, ed è così che siamo sicuri, in questo esempio, che viene prodotta una particella temporaneamente che poi decade. Passando attraverso questa particella la probabilità è aumentata e quindi abbiamo un picco della sezione d'urto. Ok? Come vedete, la teoria corrisponde esattamente ai dati e quindi possiamo essere sicuri che il modello standard funziona. Vedremo altri esempi più avanti di questo. La domanda di ieri era: perché questa curva, abbiamo tre curve qui, abbiamo la e più o meno che va in un più o meno che abbiamo guardato, e poi abbiamo quest'altra curva che è più o meno che va a finire in adroni, cioè stati composti di quark, giusto? Qual è il rapporto tra le due curve? Circa 10, però c'è un numero ben preciso. Quant'è? 9, no? Riprova, sarai più fortunato. Allora, vediamo di cosa stiamo parlando. Questo è il caso in cui un e più e meno va a finire in adroni. Gli adroni abbiamo detto che sono stati legati di quark. Quindi qual è il processo che sto guardando qui? Starei guardando quello in cui c'è un e più e meno che va a finire in uno z che poi finisce in una coppia di quark, antiquark necessariamente. Dopo in realtà lo vediamo in dettaglio. Quindi per esempio up anti up, giusto? Oppure? Ma quindi vanno a finire divisi? Cioè due quark divisi escono fuori? Allora, due quark divisi inizialmente, diciamo, nel processo che si chiama hard, cioè duro, quello centrale della collisione, poi però i quark non possono sopravvivere divisi, e quindi, cioè liberi, e quindi istantaneamente, diciamo, verranno rivestiti da altri quark e alla fine avrò un adrone, giustamente. Infatti qui non metto il più e meno che va a finire in quark antiquark, ma metto il più e meno in adroni. Però inizialmente il processo è il più e meno in quark antiquark e poi questi si rivestono in adroni. Allora, vediamo, vanno a finire in up anti-up, quindi c'è una possibilità. Altra possibilità? Down anti-down, strano anti-strano, charm anti-charm, bottom anti-bottom, e poi? Top anti-top, no? Perché top anti-top è troppo pesante, quindi non riusciremo a produrre una coppia di top anti-top partendo da 105 GeV. Il top pesa 174 GeV. Quindi ho 5 probabilità, 5 canali in più rispetto al caso di mu più o meno. Ho 5 probabilità, una probabilità 5 volte più grande di andare a finire in coppie di quark antiquark. Quindi qual è il rapporto tra questa curva e questa curva? 5. Eh no. Aspetta, più di 5, no. Vai. I colori. Ognuno dei quark può essere prodotto nei tre colori. E quindi in totale il rapporto è 15. Infatti il rapporto tra queste due curve è esattamente 15, se uno fa il conto.
ed è corrisponde alla probabilità maggiore di andare a finire in coppia di anticoppia, coppia di quark e antiquark per i 5 quark disponibili grazie alla cinematica, cioè all'energia a disposizione, e i 3 colori, disponibili. Vai. Sì, infatti, alla fine potrebbe uscire anche un neutrone e un antineutrone. No, perché il processo iniziale, il processo partonico, si dice, è quello della collisione centrale che avviene a livello del diagramma di Feynman che stiamo considerando, è quello della produzione del quark antiquark. Poi, come si rivestono questi quark antiquark a costruire gli adroni, è, diciamo, un processo ulteriore che non risente della probabilità centrale qui. Il colore? Il colore si deve conservare, sì. E quindi, per esempio, a sinistra non c'ho colore. A sinistra zero colore. Quindi a destra devo conservare la carica, quindi per esempio posso uscire fuori la sfida con 3 neutroni, uno tutto blu, uno tutto verde, uno tutto rosso. No, no, perché i neutroni devono essere di stato neutro, di stato di colore legato, di stato di colore neutro. Quindi diciamo, allora facciamo così, arriviamo più avanti, ho le slide in cui compaiono i quark e ne riparliamo un attimo lì. Ok, solo la domanda. Vai. Mediatore Z, sì. Lui deve soddisfare le regole di osservazione, no? Di cosa? Delle cariche? Delle sì. Cariche, eccetera. Cioè, per avere due mediatori, quindi un doppio più e un doppio meno che aiutavano questo processo? Sì, dopo ti faccio vedere un processo a un loop. Dai, facciamolo. Per esempio, questo è abbastanza semplice. Anche. Supponiamo di avere un E più che arriva qui e un E meno che arriva da qui. Tu vuoi emettere un W qui? Okay, questo qui necessariamente deve essere un W più per conservare la carica qui, e questo allora si trasforma in che cosa? Un neutrino, perché il W stiamo un po' correndo, per questo dovrebbe essere la fine di oggi, ma vabbè, facciamo solo questo e poi sperando di non farci mente. Allora questo deve essere un neutrino, qua si emette un W meno e qua posso richiudere per esempio con un primo meno. E quindi ho un loop che attraverso un box di W che mi permette di emettere la stessa cosa. Questo è un processo di livello superiore, perché mentre qua scambio una sola particella, qua ne scambio due. Quindi sarà più sfavorito, la probabilità sarà più bassa. Vabbè, ci arriviamo dopo. Andiamo un po' nel doppio. Vai. No, sono 15 possibili alternative. Allora, sono no, ma in realtà è una domanda. Perché le 15 probabilità sono equiprobabili? Perché l'accoppiamento che sta qui è sostanzialmente lo stesso. Cioè, adesso qua un po' in dettaglio, però diciamo che andare a finire in un più o meno, andare a finire in un up anti-up, ha la stessa probabilità, diciamo, individuale. Perché l'accoppiamento che sta tra questi due leptoni che escono qui, o quark che escono qui, e lo Z è associato alla carica debole, che è la stessa per questi, particelle e per i quark, per la coppia di quark antiquark. Vabbè, un po' un dettaglio. Comunque non entriamo più di tanto, alla fine è uguale. La domanda ancora più difficile era, ma questa magari la lasciamo da parte, era perché qua c'è la curva delle E più e meno che va in gamma gamma, che invece non comporta la risonanza? Quello delle più o meno che va in gamma gamma non comporta la risonanza? Qualcuno ha un'idea? L'annichilimento sarebbe quello. Sì, ma anche l'altro è un'annichilazione. L'annichilazione in tutti e due i casi è un'annichilazione tra le più e meno che vanno a finire in altra roba. In questo caso è un'annichilazione in gamma gamma. Perché il fotone non ha massa e quindi no, non è questo. Come facciamo a produrre un gamma? Chiediamoci come facciamo a produrre un gamma gamma, cioè una coppia di due fotoni, in un grafico che più o meno somiglia a questo. Per esempio, potrei fare E più e meno che vanno in uno Z e poi lo Z si splitta, si divide in gamma gamma. No, l'unica cosa semplicemente è che manchi l'intermedio. Manchi l'intermedio, cioè, ecco. Non si produce. È perché questa cosa è legato alla si può fare, tutto? No, perché? La domanda. Eh?
Perché? Non c'è quella. Non c'è, cosa dire, non c'è risonanza? No. Cioè io voglio mettere un gamma attaccato, il gamma attaccato a uno Z, posso? Allora. Qual è la carica elettrica dello Z? Neutra. Neutra, quindi non si attacca ai gamma, perché i gamma sono i mediatori dell'interazione elettromagnetica. Se lui è neutro non c'è un accoppiamento gamma con Z, ok? Quindi devo attaccarmi in qualche modo alle più e meno. Allora un po' il modo in cui posso attaccarmi alle più e meno, per esempio, è questo. Questo è le più, questo è le meno, e i gamma che vengono messi uno di qua e uno di là. I vettori li faccio sempre con una linea ondulata e i fermioni con una linea dritta. Quindi in questo caso, questo si chiama diagramma del T-channel, vabbè è un gergo, mentre quello si chiama l'S-channel. Il concetto è che la forma del diagramma è completamente diversa. Qui non sto passando attraverso la produzione per quanto temporanea di questo mediatore Z, ma sto emettendo il gamma-gamma direttamente dalle gambe del vettore del positrone. Alla fine faccio questo conto e trovo che la probabilità scende così. Non c'è questo picco perché la Z non interviene, quindi la sua massa non ha nessun ruolo. Non passo attraverso la risonanza, non passo attraverso una produzione di una particella che è la Z, ma vado direttamente in gamma-gamma. Ok, allora andiamo avanti. Sì. Cosa rappresenta la linea verticale nel diagramma? La linea verticale rappresenta praticamente un elettrone che, voglio, di nuovo, qui non bisogna fissarsi troppo sulle. Si potrebbe pensarla così, se lo riarrangio, potrei pensare che è più, che emette un gamma e poi continua un po' il suo tragitto, resta un più perché non ha nessun problema lui, e qui si annichila con le meno, emettendo l'altro gamma. Okay. Se vuoi vedere il tempo che scorre così, questa linea verticale ti pone un po' problema, allora ma vabbè, non è cruciale. Alla fine il punto è che posso calcolare questo diagramma, così posso calcolare qua. Lì è un pochino più intuitivo perché, ma qua funziona lo stesso. Ok, quindi abbiamo visto che possiamo produrre un più o meno, ma come abbiamo già capito possiamo produrre anche il tau più tau meno, senza nessun problema, perché abbiamo l'energia a sufficienza, giusto? Poi possiamo produrre anche, che cos'altro? Possiamo produrre neutrini, per esempio un neutrino E, antineutrino E, e un neutrino di tutti i sapori. E, è conservato la carica elettrica? Sì, perché qua c'ho 0 e di qua c'ho 0. E il sapore elettronico individuale? Pure, perché di qua c'avevo 0 sapore elettronico individuale dell'elettrone e di qua c'ho sempre 0 perché devo fare coppia di neutrino e antineutrino. Quindi sto sempre conservando le cariche. Come abbiamo già visto, posso produrre anche coppie di quark e antiquark, ed ecco che arriva la soluzione del problema di prima, cioè up e anti-up. Il colore è conservato? Sì, perché qui avevo zero colore, di qui ho verde e antiverde, quindi ok. E il sapore barionico totale è conservato perché di qui ho zero quark, quindi zero sapore barionico, e di qui ho quark e antiquark, quindi di nuovo zero sapore barionico totale. Adesso, come dicevo prima, questi signori qui, questo up, non è che se ne va in giro da solo. Questo up dovrà rivestirsi in qualche modo per formare un adrone, per esempio, non so, un neutrone. Come fa? Boh, per esempio potrebbe emettere un gluone. No, va meglio senza. Meglio senza? Sì. No, per la ripresa mi serve. È una tragedia. Si accendi oggi. Dietro. Si vede malissimo. Scusami, si accende un po' più dietro. La ripresa è qua, dietro. Quindi lo so, ma vabbè, non fa niente. È meno faticoso per noi. Qui si chiama hadronic shower, cioè quello che succede a questo app quando comincia a propagarsi in uno spazio libero è un gran casino e lui si rivestirà di altre particelle per formare un adrone che deve essere di colore neutro. Per esempio lui potrebbe mettere un gluone, radiare un gluone, il quale gluone poi si splitterà in una coppia di quark e antiquark, i quali poi radieranno altre cose, e altri quark e antiquark, altri gluoni e altri gluoni, e alla fine si dovrà trovare una composizione del tipo up-down, e ti forma un protone, e dall'altra parte magari un antiprotone, o dei neutroni, e così via. Ciascuno di essi deve essere di colore neutro. Però noi non andiamo a considerare questi aspetti qui, perché sono anche più complessi e non facilmente calcolabili. Poi, come dicevamo prima, posso produrre tutti i 5 tipi di quark ammessi dalla cinematica, cioè dalla massa sufficientemente bassa, per via dei 3 diversi colori. Posso produrre verde antiverde, blu antiblu e rosso antirosso per ognuno di questi.
Quindi in totale questi sono tutti i canali che posso produrre con una collisione più o meno a un'energia massima di 105 Joule, giusto? Così facendo posso misurare una quantità che si chiama la larghezza della Z, cioè la, in pratica zoomo l'immagine di prima nel picco della risonanza e vado a vedere esattamente qual è la forma che corrisponde alla previsione teorica in confronto con i dati. Il concetto è questo, che a seconda di quanta questa campana, che è quel picco che abbiamo visto prima, è aperto, posso determinare quante canali possibili di annichilazione ho a disposizione. Cioè, se ho più canali aperti, se ho tanti canali aperti qui, la Z avrà un decadimento più veloce, perché ha più possibilità in cui andare a finire, più canali aperti in cui andare a finire, e quindi la sua campana centrata attorno alla sua massa sarà più larga. Questo per via del principio di indeterminazione di Heisenberg, se volete. Cioè, avendo un decadimento più veloce, il tempo è più piccolo e quindi l'energia che corrisponde alla sua massa deve essere più grande. Il delta T è piccolo e quindi il delta E o il delta M è più grande. Quindi, misurando quanto è larga questa campana, cioè quanto riesco bene a definire la massa della Z attorno al suo valore centrale, posso misurare quante possibilità di decadimento ho per la Z stessa. E quindi in pratica quante famiglie in totale ho nel modello standard. Perché se io qui avessi altri canali aperti, per esempio un quarto tipo di neutrino, perché non potrebbe essere possibile, potrebbe esserci il caso, avrei n uguale a 4, lo vedete qui, quattro tipi di neutrini, avrei una curva, che è questa che sta qua sotto, tratteggiata più piccola, che è più larga, più scampanata di quella centrale con cui coincidono i dati. Quindi se trovassi che i dati coincidono con la curva dell'n uguale a 4, avrei scoperto che in realtà esistono 4 famiglie. Se trovassi che la curva coincide con questa qua sopra, che è di n uguale a 2, avrei scoperto che in realtà esistono 2 famiglie nel modello standard. Questa misura ha permesso di determinare che effettivamente nel modello standard ci sono 3 famiglie, in particolare 3 tipi di neutrini, altrimenti avremmo trovato una campana più larga o più stretta. Piccola nota a margine, a meno che questo quarto neutrino, se esistesse, non avesse una massa più grande di 45 Joule, che è la metà della massa della Z, in quel caso non lo produco, quindi saremmo come nel caso del top. Ok, andiamo avanti, facciamo l'esempio numero 2. Questo è l'esempio più semplice, collisione tra un elettrone e un positrone. Esempio numero 2, adesso facciamo collidere dei protoni, anzi un protone e un antiprotone. Quindi ci mettiamo nel caso, diciamo, come esempio, nel caso del Tevatron, l'acceleratore che funzionava a Chicago fino al 2010, che faceva collidere protoni e antiprotoni fino a un'energia massima di, ad un'energia di 2 teraelettronvolt. Ok? Quindi il protone è costituito da up up down e l'antiprotone è costituito da anti up anti down. Uno dei processi che poteva avvenire, per esempio, è questo: posso prendere dal protone un quark up, prendere dall'antiprotone un anti quark down, produrre un W più, no? Vedete che la carica è conservata, più 2/3 qui e meno un terzo qui, e meno un terzo qui, quindi fa più 1. Il quale poi decade in un quark top e in un anti-quark bottom. Questo è un processo che può avvenire tranquillamente a un acceleratore che collide protoni e antiprotoni. Quindi l'idea qual è? Che quando faccio collidere due adroni, cioè due stati legati di quark, il protone e l'antiprotone, in realtà quello che sto facendo è far collidere i quark che sono contenuti all'interno del protone, dell'antiprotone. Questo rispetta tutte le regole che abbiamo conservato, che abbiamo detto prima. La carica elettrica, sì, l'ho appena detto, allora più 1 da questa parte e più 1 anche da questa parte, si fa i conti. Il colore, sì, perché di qua ho un rosso antirosso e di là un verde antiverde, quindi sono 0 di qui e 0 di là. E il sapore barionico totale, sì, perché di qua sono a un quark più un antiquark, quindi il sapore barionico totale 0, e di qua la stessa cosa, e quindi di nuovo conservo tutto quanto. Ok? Come stavo dicendo, appunto, il punto è che ogni momento, ogni
quark all'interno del protone porta soltanto una frazione, in realtà quando faccio collidere due protoni sto facendo collidere i quark che sono contenuti all'interno del protone. Quindi l'idea è che se riesco, quando do 2 teraelectronvolt di energia al protone e all'antiprotone, in realtà sto dando una frazione di questa energia a ciascuno dei quark che sono contenuti dentro. Quindi una macchina come il Tevatron o poi l'LHC che funziona a 2 teraelectronvolt fornisce di fatto nel processo partonico, che vuol dire questo centrale, un'energia ben inferiore perché soltanto una frazione di questi 2 teraelectronvolt è portata dai quark contenuti dentro. Tuttavia è interessante cercare di salire al massimo in energia perché, per esempio, in questo esempio qui, in questo modo sono riuscito a produrre anche un quark top, mentre prima non ci riuscivo, no? Con l'elettrone e il positrone non riuscivo ad arrivare a un'energia tale da produrre un quark top che ha una massa di 174 Joule. Qui ho fornito 2 TeV al protone e all'antiprotone, una parte di quei 2 TeV è andata in questi 2 quark e collisionandosi sono riusciti a produrre una particella così pesante come il quark top. Magari salendo in energia, un domani con l'LHC o con altri esperimenti, con altri acceleratori ancora più potenti, riusciremo a produrre, se esiste, un quark ancora più pesante, non so, chiamiamolo top primo o inventatevi voi, che magari attualmente non riusciamo a produrre perché la sua massa è troppo elevata, ma un domani potremmo riuscire ad arrivarci. Un'altra idea per, diciamo, fare delle scoperte. Andiamo avanti con l'esempio numero... Sì. Non ho capito come mai vengono fuori un top e un antibottom. No, un top e un antibottom. Allora, perché viene fuori un top e un antibottom? Perché per esempio, un modo per vederlo è che questo è un W più, quindi la carica deve essere conservata, e quindi qua c'è una particella di più 2 terzi, e quindi dall'altra parte devo avere un più 1 terzo, che è l'antibottom. Allora, perché non un anti-down o un anti-stranger? Un po' fine, ma è molto soppresso da una cosa che si chiama angolo di cabibbo, ma vabbè. Alla fine diciamo che tutte queste tesserine del domino ve le do alla fine e certe cose sono permesse e altre no. Questa è una domanda banale, perché c'è il doppio più ed è un'interazione forte? Perché è un'interazione forte? No, non è un'interazione forte, questa è un'interazione debole, perché c'è una produzione di un... cioè parte dai quark, ma è un'interazione debole che passa attraverso un mediatore della forza debole, che è il W. L'interazione forte è quando compare un gluone. Qua non c'è nessun gluone, questi sono tutti... sono tutti... No, non è un'interazione forte, ho scritto interazione forte da qualche parte. No, mi chiedevo io, pensavo fosse un'interazione forte. No, è un'interazione che coinvolge i quark, ma in quanto particelle cariche sotto la carica debole, non in quanto particelle cariche sotto la carica forte. Quella la vediamo dopo, ce n'è un esempio. È un decadimento. Questo è un decadimento del W più, sì. No, è un esempio. Sì. Perché ho scelto questi colori non permutando soltanto un esempio. Antibarione, questo è il concetto di sapere. Invece il concetto di colore della carica senso astratto. La conservazione della carica funziona perché qui allora un attimo. La conservazione della carica funziona tranquillamente nel processo partonico centrale, perché qui ho un più 2 terzi meno un terzo, il down c'ha meno un terzo, giusto? Quindi l'anti-down c'ha meno un terzo, okay? Quindi fa più un terzo. Guardiamo, sto scontrando i due rossi, sto prendendo l'up di qui e l'anti-down di qui. Allora, più 2 terzi e meno 1 terzo, fa più 1. Interagiscono solo i quark. Allora, uno si chiede, ma aspetta, il protone e l'antiprotone in totale hanno una carica elettrica 0 sul lato sinistro. Vabbè, questo sarà, ne tengono in conto i quark che continuano lungo senza collidere. Se la portano via loro, lo sbilancio di carica. Quello che mi interessa a me è il bilancio di carica nel processo centrale, il resto che cosa fanno questi frammenti di protone spaccato che se ne vanno per i fatti loro non ci interessa, non faranno dei pioni positivi, faranno negativi per compensare. Quelle di Venere hanno un'idea quella lì, quelle di avanti per i fatti loro. Siamo ritirare, punto basta, siamo classiste, siamo tutte, io sono da sempre. Ok, allora andiamo avanti.
e andiamo avanti e passiamo all'LHC, che alla fine c'è il nostro tre piedi, quindi vale la pena di parlare dell'LHC. Quindi l'esempio 2B è la collisione tra un protone e un altro protone, perché l'LHC adesso collide protone rispetto invece al tema che collideva protoni e antiprotoni, e quindi posso pensare di fare la cosa seguente: faccio collidere due protoni, da questa parte prendo il quark up, da questa parte prendo il quark down, che collidono, fanno un doppio W+, producono un top e un bottom. Tutto ok? No, non funziona sta roba. Perché la carica elettrica non è conservata, come stavamo dicendo una terza fa. No? Di qua c'ho un più due terzi e un meno un terzo, perché qua non c'ho più l'antidown. Neanche il colore funziona, perché di qua c'ho due rossi e di qua non c'ho nessun rosso, c'ho solo un verde e un antiverde. Il sapore valente totale invece continua a conservarsi, perché c'ho due quark e altri. Perché non sono più le antiparticelle. Allora, com'è che sono... Cos'è che... Eppure, all'LHC posso collidere due protoni e produrre un top e un antibottom. Com'è il trucco? Non ci sarà il due doppio più Ci sarà qualche passaggio intermedio. Il passaggio in realtà è che un protone non va pensato come un adone in generale, non va pensato semplicemente come uno stato legato di tre mattoncini di quark, ma è uno stato molto più complesso che contiene al suo interno quarks e antiquarks di tutti i sapori. Cioè diciamo che un protone è costituito dai tre quark che chiamiamo di valenza, che sono l'up, up e down, nel caso del protone, nel caso del neutrone gli altri, ma poi ci sono tutta un'ebollizione di quark e antiquark, coppie di quark e antiquark che si producono e si distruggono continuamente, e un mare di gluoni continuamente in ebollizione all'interno del quark, che lo rendono uno stato molto più complicato. Cioè un protone va pensato non come un sacchetto contenente tre biglie e basta, ma come un sacchetto contenente tre biglie ben visibili, diciamo, e un mare di sassolini e granelli di sabbia, che sono i quark e antiquark che si producono continuamente, e tutti i gluoni che tengono questa marasma attaccato su se stesso. Cioè ci sono dei quark di valenza e dei quark del mare. Questi quark di valenza e del mare hanno una certa distribuzione di probabilità all'interno del protone, che è funzione tra l'altro dell'energia alla quale sto considerando il processo. Quindi in questo caso qui quello che stavo facendo in realtà era prendere quello che fa la collisione, era prendere il quark up da questo lato e andare a pescare un quark anti-down, quindi esattamente come nell'esempio precedente, che corrisponde a una coppia down-anti-down che si crea e si distrugge continuamente dentro al protone. Quindi è questo tipo, il fatto di aver trovato questo tipo di evento che ha dato questa informazione? Sì, diciamo che questo tipo di cose in realtà si sapevano già prima di partire con l'LHC, però per esempio adesso si misurano con più grande precisione la distribuzione di probabilità all'interno del protone di queste particelle proprio usando questo tipo di eventi. Quindi il protone costituito in realtà dai tre quarti di valenza e anche da questo mare di quarti e antiquarti e da una gran quantità di gluoni tutti dentro in questo sacchettino in ebollizione, e quindi posso anche prendere il caso in cui al posto dei quark faccio collidere di fatto due gluoni contenuti all'interno del protone. I gluoni si fondono a formare un altro gluone. Questa è una particolarità delle interazioni forti, che hanno questo tipo di vertice, questo tipo di interazione. Due gluoni possono formare un altro gluone, e il gluone a sua volta si decade, si splitta in top e antitop. Qui adesso ho dovuto mettere l'antitop perché dovevo conservare la carica, non c'ho più un W+, eccetera, eccetera. Fate i conti, dovrebbe funzionare tutto. Per chi vuole vedere le cose un po' più tecniche, questa la saltiamo, questa è la distribuzione di probabilità in funzione dell'energia dei quark di valenza del mare nel protone, ma non ci passo più di tanto, se no perdiamo tempo. Un altro processo, quindi esempio 3, un processo più complicato è quello in cui riusciamo a produrre per esempio un Higgs, un bosone di Higgs, e potrebbe funzionare per esempio in questo modo. Una specie di complicazione del processo precedente. Allora, ciò sono l'LHC, ha un'energia di 14 TeV totale, da questo protone prendo un gluone, da quest'altro protone prendo un gluone, e questi gluoni quello che fanno è, invece di fondersi direttamente a produrre qualcos'altro,
quello che fanno è che ciascuno di essi si splitta in una coppia top-antitop e la coppia top-antitop si richiude per formare quello che chiamiamo un loop, ossia un anello, dalla quale esce e viene prodotto il bosone di Higgs. Quindi è un processo più complicato, perché devo prima far produrre a ogni gluone una coppia di top e antitop, che poi si ricombinano tra di loro per produrre un bosone di Higgs. Devo passare attraverso un livello più complicato un processo più complicato che si chiama quindi a un loop, cioè a un livello di complicazione superiore, perché c'è per esempio un anello, e quindi avrà una probabilità di avvenire più bassa, perché anche intuitivamente devo fare più cose prima di arrivare al risultato voluto. Tutte queste cose sono possibili, tutti questi coupling, tutti questi vertici, tutti questi accoppiamenti tra queste particelle sono incluse nella lagrangiana che abbiamo visto ieri, e poi vi do le regole per averli tutti sotto mano. Perché sto parlando di un loop, cioè un anello fatto di top? Perché non parlo di quark up o di quark down, eccetera? Sì, potrebbero benissimo esserci anche dei loop, esserci anche un loop di altri tipi di quark. Mi sto concentrando sul top perché l'accoppiamento tra il quark top e l'X è il più grande di tutti. Quindi il coefficiente che sta qua nel vertice, che mi dice la proporzionalità di questo accoppiamento rispetto a quegli altri, che si chiama Y del top, Y del top, è la più grande di tutti. Quindi è più facile che due top si fondano per produrre un X che non che due charm si fondano per produrre un X. È per questo che parlo principalmente del quark top, ma ci sono anche tutti gli altri quark che potrebbero girare in questo anello. Perché qua dentro c'è questo termine. Il vertice di questi diagrammi, sì. Allora, l'accoppiamento, il coupling, di solito è il numero, il coefficiente che metto davanti alla. Allora, nella lagrangiana c'era una cosa per quel vertice lì, nella lagrangiana c'era una cosa che è psi barra phi con un y davanti. Quindi quando questo è il campo di x, quando questo è il top, qua c'è y top, e questo è il coefficiente davanti, che vale 0.95 o quello che non era così, che è un, diciamo, è il coefficiente che sta davanti e che entra nel calcolo della probabilità. Quindi più alto è quel coefficiente, con una certa potenza, quindi più alto è quel coefficiente, più alta sarà la probabilità che questo avvenga. Infatti il valore di y bottom è più basso e quindi la probabilità è più bassa. Qual è il significato intrinseco di questo y top? Lo vediamo domani, perché è collegato infatti alla fine alla massa del top. Quindi l'anno scorso, due anni fa, uno dei vostri colleghi mi ha detto, frustrato da tutte questi esempi, ma insomma alla fine uno può fare un po' tutto. Cioè, basta mettersi lì e a patto di mettere loop di vario tipo, di pescare gli antiquark da una parte all'altra, alla fine uno può fare un po' tutto. Allora, la risposta secondo me è no, nel senso che devi conservare le cariche come abbiamo visto fino adesso, cioè per ogni processo devi stare attento di non violare i principi fondamentali che sono quelli che abbiamo citato ieri e che sono ancora scritti qua in ogni slide. Tuttavia, in un certo senso sì, posso trovare processi che producono tutto quello che è ammesso pur di non violare questi principi fondamentali, però tipicamente il prezzo da pagare sarà quello del andare attraverso diagrammi più complessi e quindi complessivamente avere una probabilità che questo avvenga più bassa. Quindi l'idea è che se io so calcolare un qualcosa, posso benissimo calcolare processi come questo, o ancora più complicati, due loop, tre loop, quattro loop, in cui compaiono ancora altre particelle, altri giri strani. Però ognuno di quei diagrammi, più vado in là con la complessità, e meno probabile esso sarà. Ci sarà una soppressione della sezione vuoto, cioè della probabilità che la cosa avvenga. Detto questo, attualmente per esempio la gente calcola una cosa che si chiama il G-2 del muone, cioè il momento anomalo magnetico del muone, una quantità propria del muone, a 6 loop, quindi facendo 6 di questi giri, incastrando in modo estremamente complicato tutte le varie particelle.
e ci sono dell'ordine di svariati milioni di diagrammi di questo tipo, combinazioni possibili a 6 loop, eppure la gente si è messa a calcolarli tutti e trova un accordo quasi perfetto con la predizione del modello stampo. È un gruppo giapponese, perché bisogna essere giapponesi per poter parlare. Il nostro ultimo esempio è, e con questo chiudiamo oggi, dopo facciamo qualche magari esercizio, è cerchiamo di far decadere il muone. Allora, questo è l'esempio numero 4 ed è anche il più difficile. Quindi una volta passato questo, poi tutto in discesa. Però non pretendo di farlo in modo rigoroso, per farlo veramente rigorosamente ci vorrebbe un corso intero di teoria quantistica dei campi che non ho voglia di fare. Tuttavia cercherò di essere più rigoroso possibile con i termini tecnici. Allora, il decadimento del muone come funziona? Funziona così: c'è un muone che emette un W meno, un muone meno, che emette un W meno, trasformandosi quindi in un neutrino muonico, e questo W meno poi si trasforma in un elettrone e un antineutrino elettronico. Fate i vostri conti, tutto è conservato, la carica elettrica, il sapore elettronico individuale, cos'altro, il colore non ce n'è, quindi tutto ok. Questo è il modo in cui il muone decade, lasciato libero nello spazio, decadrà in una frazione di secondo in questo modo. Allora io voglio calcolare la vita media, cioè la probabilità di accadimento di questo processo, cioè il decadimento del muone, cioè in realtà in pratica la vita media del muone, quanto vive un muone prima di fare questo, prima di fare questo decadimento. Per farlo vado a prendere la lagrangiana, quindi adesso abbandoniamo un attimo la descrizione in termini di diagrammi, cioè la descrizione pittorica dei diagrammi, e andiamo a vedere cosa c'è dentro la pancia del calcolo, che fino adesso ho soltanto accennato. Ma per farlo vado a riprendere la mia lagrangiana, che è questa che è scritta qua, e ne estratto i pezzi che mi servono. Allora, non abbiate paura, li tiriamo fuori uno dopo l'altro senza pretendere di capire tutti i dettagli. È lo stesso decadimento del muone che arriva dall'atmosfera? Sì, cioè, il muone meno prodotto a 15 km di altezza nell'atmosfera viaggia quello che deve viaggiare, la distanza che percorre dipende da che energia ha come sottoprodotto, però alla fine farà sta roba. Quindi dentro la lagrangiana c'era questo termine qui, vi ricordate, che era quello dove avevo detto e corrisponde all'interazione tra la materia, che è contenuta nel campo nel simbolo psi, e i mediatori delle forze che sono contenute nel simbolo di slash. Se vi ricordate, era la seconda riga della lagrangiana, avevo detto che era l'interazione tra materia e campo di forza. E questo è esattamente quello che voglio, no? Perché qua ho un campo di materia, il muone, che interagisce col campo di forza, che è il W meno. Quindi prendo questo termine qui e lo vado a guardare dentro. Allora, come dicevo ieri, questa connotazione è compatta, ma se la aprissi vedrei che il psi in realtà è un doppietto di campi, composto, una specie di vettore colonna, composto da il campo del muone sulla entry di sopra e il campo del neutrino muonico sulla entry di sotto. Per ragioni tecniche, con questo pedice L, che vuol dire left-handed, cioè sinistrosso, perché le interazioni deboli si accoppiano soltanto alla componente sinistrossa di questi campi. Parentesi che non mi interessa, lasciamo perdere. Questo vuol dire che in realtà questa notazione a sua volta significa vettore colonna mu nu mu per un fattore che è scritto qua 1 meno gamma 5 diviso 2. Dove questo gamma 5 è una strana matrice 2x2 di cui di nuovo non vi interessa particolarmente. Siccome magari qualcuno vuole ricostruire, metto tutti i fattori presenti. L'importante per me è che lo psi è un vettore colonna che ha il mu sopra e il nu mu sotto, il muone sopra e il neutrino muonico. Che è una sola posizione di stato. Dentro la dslash, che sta qui, c'è. D-slash significa una notazione compatta per dire gamma per D. E a sua volta questo comporta che gamma sono le matrici di Dirac, ma di nuovo non ci importa particolarmente. Dentro a questa notazione c'è questa cosa qui. Gamma per questo termine.
Allora vedete che ci sono dei fattori numerici qua davanti che sono i, cioè la radice di meno 1, radice di 2, vabbè, per ragioni storiche, e g che è l'accoppiamento, cioè l'intensità dell'interazione debole. E poi c'è il nostro campo di doppio meno, che è quello che stavo cercando, e questa matrice che è fatta così, 0, 0, 1, 1, con un 1 da questa parte. Ok? Di nuovo, non ci interessa particolarmente i dettagli, ma il campo psi è un vettore colonna così, e dentro a questa D c'è il campo del W più o meno, coefficienti, e questa matrice 2x2. Okay. Quindi se io adesso voglio sviluppare questo prodotto, allora scusate, il barra significa che devo, in pratica, parla semplice, rigirare il vettore colonna, e metterlo, quindi diventa un vettore riga 2x1, okay, e metterci una sbarretta sopra, che è l'anti. Quindi se voglio calcolare questo termine, che è psi barra di slash psi, devo prendere questo, farne la barra, quindi rigirarlo, metterci in mezzo questo e poi metterci questo, psi barra di psi. Fate i conti e vedrete che alla fine quello che vi viene fuori è che ho un neutrino da questa parte, coefficienti, con anche questo gamma 5 che lasceremo perdere, un W più o meno e un mu. Quindi qui sto dicendo che esiste, in questo termine della lagrangiana, l'ho sviluppato, l'ho aperto a pezzi, e la moltiplicazione tra le matrici, questo vettore colonna, il vettore riga che viene dal fatto che ho fatto la barra, e questa matrice 2x2, potete mettervi lì e farlo a mano, mi produce un'interazione tra nu, mu, w doppio meno e nu mu, con coefficienti davanti. Okay. Quindi sto descrivendo questa interazione qui. Il mu che diventa un doppio mu, che diventa un nu mu emettendo un doppio meno, eccoli qui, e questi sono i coefficienti che stanno in mezzo. Ok? Come, come? Allora, ho preso questo termine della lagrangiana, so che nello psi c'è un vettore colonna così, so che nella delta c'è robe per un il campo del W più o meno e una matrice così. Allora, se sviluppo questo termine, psi barra di psi, in pratica sto facendo vettore 2x1, matrice 2x2, vettore 1x2. Fate il conto con le moltiplicazioni matriciali e trovate che alla fine vi viene fuori questo. Nu, coefficienti, W più o meno, mu. Ma alla fine diventa un 1x1, no? Perché non ho più matrici qua. C'ho soltanto, c'è il gamma 5, no, alla fine ho soltanto dei campi che sono questi. Questo sto dicendo che in pratica questo mi descrive il vertice dell'interazione rappresentata qua. C'è un mu che si accoppia con un w più o meno e un nu, e nel punto centrale i coefficienti sono associati a questo punto, ci sono questi coefficienti qui. Sì, le y è un altro caso, è il caso che viene da questo termine qui, che avevo rappresentato qua, ma sì, è più o meno simile, il coefficiente sono, qua sono delle y, invece qua vengono fuori dai termini che stanno dentro nella pancia, di questo termine qui. Scusi. Comunque questo è per farvi capire, non pretendo che uno ricostruisca tutti i conti, è per farvi capire che prendo il termine lagrangiana e posso fare i conti sviluppandoli, arrivando a associare a ogni segno grafico che Feynman ha genialmente inventato delle espressioni matematiche che sono queste, tra i campi e un coefficiente messo davanti. Posso chiedere? Sì. Io mi vergogno perché magari dico delle scemate. Allora, anche perché non mi ricordo niente di quello che avevo fatto, ma psi è come dire che è una sovrapposizione di stati. Io parto da una sovrapposizione di stati. No, psi non è una sovrapposizione di stati, ma è un doppietto. In questo caso lo psi è un doppietto, cioè è come un vettore colonna di due, fatto da questi due campi, cioè da due campi, il campo muonico e il suo neutrino associato. Il campo del muone e il campo, okay, del neutrino muone. Sì. Applico quell'operatore e ottengo quella che lei ieri chiamava densità di lagrangiana, il mio risultato. Misura che cosa? La densità di probabilità di quell'evento. La probabilità, non ancora, ci arriviamo dopo la densità di probabilità. Questi sono termini, questa è la densità di lagrangiana. E che cosa lei dice che quello, tu dici che quello è, corrisponde al vertice. Cioè, allora, lui mi sta dicendo che
quell'evento si evolve in quel modo. Sì, può sto dicendo che allora, nella densità, questa è la densità della Grangiana, il totale. Dentro la densità della Grangiana ci sono vari pezzi, pezzetti, e noi stiamo analizzando. Ne sto prendendo uno, sì? Che io, perché io so che questo viene da lì. Certo, sì. E questo pezzetto, sviluppa, qui sto semplicemente sviluppando questo termine qui. Quindi questo è un pezzo della densità della Grangiana che viene da questo termine. Poi arrivo a farvi vedere come da questo calcolo la probabilità. Ok. Ma non ci siamo ancora. Non è ancora questo. Qua abbiamo semplicemente detto, ok, qui l'idea è soltanto questa, è di dire, il diagramma di Feynman non è solo un cartoon di pallina che vola, che mette una cosa, eccetera. Ma c'è sotto un conto, e questo è il conto. Per adesso non sono ancora arrivato a calcolare quantità fisiche. Sono al momento in cui sto aprendo la pancia di questi termini, andando a vedere come sono. È la scrittura matematica di quel diagramma. È la scrittura, esatto, sto costruendo la scrittura matematica di questo diagramma. Scusi, per adesso ho fatto sto pezzo, dopo adesso facciamo sto pezzo e poi mettiamo tutto insieme. Scusi, sì? Ma quella psi è lì, la scrivo così, cioè so già che la devo scrivere come un, cioè parto da un muro. La psi è... La psi e metto dentro un motivo. Beh, diciamo che allora qua, diciamo, nella psi ci sono tante cose dentro, ci sarà anche un'altra psi, per questo che la notazione è compatta. Diciamo che ci sono le psi, come sono scritte qua, sono i vari doppietti di dei vari campi a carichi sotto l'interazione debole, perché qua sto guardando l'interazione debole. Cioè, se io sto facendo decadimento muonico, metto dentro il doppietto anche il neutrino muonico. Sì, perché il doppietto è fatto così, cioè il muone e il neutrino muonico. Questo è, se vi ricordate ieri... Poi il prodotto al neutrino muonico mi viene fuori perché ho degli zeri. Poi. Sì, esatto. Questo è l'esempio che dicevo. Se faccio psi barra per questa matrice, per psi, fate i conti, vi salta fuori il muone da qui e il neutrino muonico da qui, perché l'uno sta fuori diagonale. Se fate il conto lo vedete subito. E questi, perché questi sono i doppietti? È quel esempio. Ieri facevamo vedere la tavoletta periodica del modello standard e c'erano i doppietti circondati in blu tratteggiato, che erano i doppietti, per esempio elettrone e neutrino elettronico, muone e neutrino muonico. Qua ci sono anche quark up e down e gli altri. E questi sono i doppietti sotto la carica debole. Il muone, sì. Il doppietto è costituito dal muone e il neutrino muone. Sì. Sì, infatti sto dicendo che dentro qui c'è, tra tante cose, in particolare c'è questo termine qui. Poi ci sarà un altro psi che ha, per esempio, qua il quark up e il quark down, e questo mi servirà quando voglio fare, che so io, il decadimento dell'up, cioè in pratica il decadimento beta, la radioattività beta, ma... Cioè, volevo arrivarci tardi oggi, ma mi sa che era così, non ce l'avrò. Ma non è un problema. Riprendiamo domani. Cerco di arrivare solo in fondo a questo conto qua. Allora, quindi qua ho fatto questo vertice. Dall'altra parte potete immaginare che in modo esattamente analogo prendo lo psi in cui c'è l'elettrone e il neutrino elettronico, e quindi descrivo anche questo vertice nello stesso modo, sempre con questo coefficiente qua dentro. Esattamente la stessa cosa, non lo rifaccio, ma ci avrò psi uguale e neutrino e poi sviluppo e trovo un termine come questo dove rimpiazzo il mu col e il nu mu col nu e trovo questo coefficiente davanti. E poi devo trovare il propagatore del W, cioè quello che esprime il passaggio di un W tra questo punto e questo punto. Questo termine viene da un altro pezzo della Grangiana, adesso non importa più di tanto, e si descrive, corrisponde a questa descrizione matematica: massa del W quadrato meno momento al quadrato, che è il momento trasportato dal W. Per semplificare, diciamo che il momento trasportato è piccolo rispetto alla massa, e quindi grosso modo posso approssimare questo con 1 sulla massa del W al quadrato. E qui sto cominciando a costruire veramente tutti i pezzi, cioè questo pezzo qui e questo pezzo qui. Quindi mettiamo tutto insieme per calcolare l'ampiezza, si dice, che sarà poi proporzionale alla probabilità di questo processo, ed eccola qua in tutta la sua forma. Allora, l'ampiezza è proporzionale a questo termine qui, partiamo dal fondo, allora ciò, questo termine tra parentesi quadre che corrisponde a questo vertice, e vedete che coinvolge un elettrone e un neutrino E, con dei coefficienti in mezzo.
Questo termine qui che corrisponde a questo vertice, che infatti coinvolge il muone e il neutrino muonico con coefficienti in mezzo. 1 su m quadro veniva da questo termine qui, lo metto in mezzo per ragioni così grafiche, per presentarlo in mezzo, ma comunque è un numero, e poi dei coefficienti davanti che se fate i conti sono g per radice di 2, per g per diviso radice di 2 mi fa g quadro diviso 2, le i si semplificano e ho questo g quadro diviso 2. Ok? Qui, se vi fidate, più o meno, moltiplicando questi tre pezzi qui, dovreste ottenere questo tipo di espressione. L'ampiezza, questa si chiama, una quantità che si chiama ampiezza, che in pratica è l'espressione matematica che sta dietro a questo diagramma. Eccola qua. In un mu sono le masse? Che valori? No, non sono masse, sono i campi. Sono i campi. Il mu e il numu sono, il mu, il numu, le e il nue sono i campi. Cioè, sto dicendo... entra un campo muone, esce un campo neutrino muonico. Cioè, prendiamola come? Sono dei campi, ma cosa? Sono delle funzioni dello spazio-tempo, quindi sono dei campi che mi rappresentano la presenza di un muone in quel momento lì, quel punto lì. Sono delle funzioni. Non importa. Che voglio sapere tutto. Diciamo che è abbastanza a livello intuitivo, qua sto dicendo che in questo vertice qui. Ma è un numero, quantitativamente mi rappresenta un numero. Sì, infatti qua c'è sotto un proporzionale. Ma adesso. Allora, il numero vero e proprio arriva adesso ed è il tasso di decadimento che è proporzionale all'ampiezza al quadrato. Okay? E se io faccio il quadrato di questo affare qua. Okay. Adesso a parte i coefficienti che non vi sto a mettere in dettaglio, trovo questo valore dopo una serie di facili passaggi. Si può far vedere che gamma, che in realtà è m al quadrato, vale 1 su 192 p cubo gf quadro massa del muone alla quinta. Allora i campi vanno a finire in questa massa qui alla fine. E gf è la costante di Fermi che corrisponde a g quadro diviso mv quadro, con dei numeri. Se non ho fatto male i conti, qua dovreste poter ricostruire tutti questi valori numerici. E vedete che infatti torna, perché qua costruisco una GF e poi questa roba l'ha fatta al quadrato e quindi qua ci sarà un GF al quadrato che infatti torna. Quindi questo è il calcolo del tasso di decadimento, o se volete l'inverso della vita media del muone. L'inverso della vita media del muone, se metto i numeri dentro qui, la costante di Fermi, la massa del muone, eccetera, mi viene a essere 2.19703 per 10 alla meno 6 secondi. Questa, se volete, è la predizione del modello standard per la vita media di un muone. Vado a misurarla, per esempio con un muone che mi arriva dall'atmosfera, e corrisponde esattamente a questa roba qua. Quindi il conto che ci sta dietro permette di calcolare in modo perfettamente... preciso la quantità fisica. Per gli esperti vi sto un po' fregando, perché in realtà GF è definita sulla base di questo processo, ma però relativistico, cioè di relativistico qua dentro tutto è relativistico, sì sì, perché la quantità dei campi è per definizione comprende la relatività, sì sì. Allora finisco? Sì. Vi do. Ok, per i conti per domani, ok? Allora, tutte queste tesserine, tutti questi processi li potete rappresentare facendo un gioco, che è anche un'idea, se volete, che in modo un po' sorprendente avevo pensato un paio di anni fa e poi l'ho trovata scritta esattamente in questo lavoro di Jeff, che era qua prima con noi. L'idea è questa: prendete i pezzi di quei diagrammi di cui vi ho parlato prima, che sono rappresentati qui, tutti i possibili diagrammi, e li componete in modi diversi per formare vari processi. Questi potete, che so, di conoscenza, stamparle, tagliarle, e sono tesserine del domino che potete veramente mettere una dopo l'altra, seguendo, non potete fare tutto. Potete fare solo le cose che rispettano le leggi di conservazione della carica, del colore, e numeri lettonici individuali, eccetera, che abbiamo detto fino adesso. C'è una sola regola di cui non vi ho parlato, che va tenuta presente, è che le frecce devono avere una continuità.
altrimenti non funziona. Cioè, quando fate un vertice di questo tipo qua, questo mettiamo un gamma, le frecce devono, non si possono, questo è un po' fine, ma diciamo, vedete che lì su quelle tessere ci sono delle frecce, dovete sempre avere un flusso continuo. Non si può avere due frecce che finiscono in un punto e due frecce che emergono da un punto. Questo perché il flusso del numero fermione dovrebbe essere rispettato. Questa è una tesserina. Questa è un'altra tesserina, per esempio la prima lì, oppure l'altra girata, e questa è un'altra tesserina. E così avete fatto il processo di cui abbiamo parlato questa volta. Sì, sono collisioni, ma questa è la rappresentazione di un fermione, questo è di un antifino. Quindi prendete come orpolato che le frecce non possono mai andare a finire in un buco o uscire da un punto. Perché intuitivamente viene in mente che una collisione non è una collisione, è un decadimento. E quindi i compiti quali sono? I compiti sono riprodurre questi processi. No, ci sono sulle slide. Double scattering, c'è un lapso del double scattering. No, c'è una cosa.